L'Hydrogen Valley del Piemonte fa tappa anche nella Verbano Cusiossola. A Premosello Chiovenda sarà costruito un impianto per la produzione di idrogeno verde. L'impianto sarà realizzato dalla Films SPA, società del gruppo OMCD, con sede ad Anzola. Il composto chimico ottenuto servirà a sostenere la produzione industriale. La fabbrica ossolana produce leghe, lavora metallo duro che poi esporta in tutto il mondo. I passaggi di lavorazione sono molteplici e vanno dalla miscelazione della polvere volta ad ottenere il metallo duro fino al prodotto finito. Ed è nell'ambito di questi processi di lavorazione che la produzione dell'idrogeno diventa importante. Ad oggi Films SPA conta un organico di 120 lavoratori, molte le figure altamente specializzate impiegate nella progettazione e lavorazione dei metalli. Per il futuro non è da escludere una ulteriore crescita per effetto del nuovo impianto. Il progetto dell'Hydrogen Valley, e che ha beneficiato dei fondi del PNRR, prevede un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro. Al 1,5 milioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'azienda ossolana ne affiancherà altri due. La nuova realtà industriale nascerà all'interno dei capannoni ex cover a Premosello Chiovenda. L'area acquisita negli anni scorsi è già stato oggetto di primi interventi di riqualificazione. Il tema della sostenibilità ambientale per l'azienda ossolana è questione prioritaria. I primi interventi in questo campo risalgono infatti agli anni 80, quando ancora nessuno parlava di energie green. Noi abbiamo scommesso in questo campo. Il nuovo investimento è la prosecuzione di questa politica, il commento di Alberto Tedeschi, amministratore delegato del gruppo OMCD. In Piemonte altre due realtà industriali hanno ottenuto i fondi per investire nel settore dal PNRR. Si tratta dell'RF Idra di Gattinara e Sarpom di Trecate. La prima riceverà 1,2 milioni di euro, la seconda 16,8.